tante le insidie che quotidianamente deve affrontare l'agente immobiliare professionale. Per dissipare dubbi e acquisire ampie conoscenze in materia giuridica su ogni tipo di contratto di mediazione per compravendita e locazione, il Collegio FIAP Como ha organizzato un corso di formazione nel capoluogo lariano. Dopo la presentazione del presidente regionale FIAI Lombardia Luca Simioni e del presidente provinciale FIAI Como Benny Recchia, si è passati alla relazione molto apprezzata, che è stata quella dell'avvocato Caterina Carretta, dello studio Lex Consult. Allora, il corso che terremo oggi, intitolato La mediazione a 360 gradi, è più che altro un sunto di quella che è l'attività del mediatore dalla A alla Z, dal conferimento dell'incarico fino alla stipula del definitivo. In particolare ci soffermeremo su quelle che sono le criticità che puntualmente si affacciano nell'operatività dell'agente immobiliare. Andremo se non altro ad analizzare in quale momento il contratto di mediazione è valido, che cosa si intende per clausola vessatoria, come superare la vessatorietà delle clausole, come gestire la proposta di acquisto, quali sono le responsabilità che ricadono in capo all'agente immobiliare nel momento in cui va a ritirare una proposta di acquisto, come superare eventualmente un immobile che è affetto da irregolarità edilizie e fare in modo che l'agente immobiliare non si esponga a responsabilità fino alla chiusura del contratto, nelle modalità operative, accettazione, comunicazione della proposta al promittente acquirente, a controproposta e addirittura quindi andremo ad evidenziare quelle che sono i passaggi fondamentali affinché alla chiusura del contratto, nel momento in cui non viene ritirata alcun tipo di proposta, quali sono i passaggi fondamentali per evitare che possa poi l'agente immobiliare subire uno scavalco che tra le altre cose è diventata quasi uno sport per i clienti che dopo che si sono rivolti all'agenzia, inevitabilmente attendono la scadenza dell'incarico per poi concludere direttamente. Per cui andremo anche ad evidenziare quelle che sono le modalità operative o comunque quegli escamotage che permetteranno all'agente immobiliare di poter in un eventuale giudizio chiedere e ottenere il compenso provvigionale. Presidente di Como, sono orgoglioso di aver finalmente fatto un corso in presenza con la presenza dei miei associati. Niente, è stato veramente interessante questa giornata di oggi, abbiamo preso un sacco di temi, avendo fatto il corso a 360 gradi, ci sono state anche molte domande da parte degli associati, che comunque hanno voglia di continuare a fare corsi, a formarsi, perché comunque il nostro lavoro, per farlo professionalmente bisogna formarsi, perché l'innovazione nel nostro settore c'è sempre e noi dobbiamo adeguarci a queste nuove condizioni. Adesso c'è anche l'intelligenza artificiale, ma noi preferiamo la nostra intelligenza per far sì che i contratti si vadano a chiudere, che facciamo contenti i nostri clienti.